salve a tutti, io sono Rialba e credo che sappiate che noi ci siamo costituiti come manifesto di un soggetto politico nuovo proprio a partire dall'idea e dalla valutazione di una crisi profondissima di tutte le forme partito, comprese le forme partito tradizionali, quelle meno tradizionali della sinistra, in tutte le sue accezioni. Quindi la nostra costruzione, il nostro progetto, la nostra idea di stare nelle cose, di stare nei movimenti, parte proprio da una idea di, scusate il termine perché non vorrei che fosse evocativo di un'altra cosa, di rifondazione, perché non vorrei che poi Grassi si sentisse aggredito in questa di rifondazione della politica a partire da una progettualità e da un protagonismo della società civile che in qualche modo nasce corroborata, è all'interno della sinistra, ma non si chiude e non guarda solo alla sinistra e ai movimenti che nella sinistra si sono identificati. C'è stata una polemica, no, tra di noi, per esempio rispetto al fatto se anche penso che molti, se non tutti, avete visto il simpatico spot pubblicitario della lista che sta girando su internet, in cui partiva proprio dal tema c'è nella sinistra, cioè uno dei protagonisti interpreta questa parte, c'è nel simbolo la sinistra, c'è nel simbolo il rosso che rappresenta il movimento operaio, cioè. Quindi devo dire che noi non siamo stati tra quelli che hanno ritenuto che questo progetto fosse un progetto più caratterizzato a sinistra se c'era la sinistra nel simbolo, o più caratterizzato a sinistra se il rosso era più intenso di quello che effettivamente è. Questo progetto è un progetto che ha, parlo del progetto dell'altra Europa, cioè di un progetto di mettere insieme storie, percorsi diversi verso la realizzazione di un obiettivo elettorale che però ha anche e principalmente un progetto di società al proprio interno, un progetto di politica verso l'Europa al proprio interno. Ecco che questo progetto è un progetto che avrà la possibilità di non essere un semplice cartello elettorale se e quanto noi, cioè quelli che abbiamo lavorato, io mi schiero tra quelli che hanno lavorato per realizzare questo progetto. Quindi per me, per la nostra associazione, c'è un'identità forte verso questo progetto, se e quanto noi riusciremo a fare di questo una pratica politica comune che è radicata nelle cose, che costruisce non il consenso in maniera solo episodica in funzione di riuscire a portare il voto, che pure è utile per riuscire a conquistare poi la rappresentanza a livello europeo, che è l'obiettivo immediato per cui viene rappresentata, una lista, ma se è radicato in movimenti, comitati che continuano e dentro cui le tante diversità che ci attraversano, che non sono solo di organizzazioni di provenienza, ma sono di cultura, sono di modalità di stare al mondo, di relazioni, di costruzione, di idee di intervento nel sociale che partono anche da percorsi diversi. Ecco, se noi riusciremo attorno, adesso siamo nella fase della raccolta delle firme, ma immediatamente dopo saremo nella fase della campagna elettorale, cioè se sapremo utilizzare la fase della campagna elettorale non per fare semplicemente campagna elettorale, quindi portare il più possibile, è chiaro, dobbiamo convinti noi, ma convincere il più possibile persone che ci sono vicine e anche persone che ci sono lontane a votare per questa lista, ma se sapremo mettere in piedi attraverso questi comitati delle serie
c'è stata questa vergognosa sgombero dell'Angelo Mario, di due occupazioni di case qui a Roma, ma c'è a Roma, tanto per parlare di Roma, c'è pendente per esempio sulla vicenda e sull'esperienza anche del Valle un altrettanto grandissimo punto interrogativo, perché sappiamo le posizioni che sono state prese. E quindi se noi sapremo essere rete e relazione di tutto ciò che di vitale e di protagonismo dal basso e di sedimentarlo nei territori, questo ci darà la possibilità di scommettere in una opzione in una, che continua anche dopo, nel senso che io questo compito, come si può dire, non lo consegno esclusivamente ai compagni, alle compagne, agli uomini, alle donne che sono diversissimi tra loro, che pure compongono la lista e che ne danno un elemento di qualità, e a quelli che eventualmente saranno eletti, oltre che alla figura simbolicamente molto importante di Tsipras, che ci ha dato questa opportunità. Dovremmo anche riflettere sul fatto che forse non saremmo riusciti a trovare in Italia una persona che ci desse altrettanto opportunità per mettere insieme, per comporre questa lista. Però io questo compito non lo affido a chi ci dovrà andare a rappresentare, ma lo affido alle capacità che avremo noi, qui e ora, nella fase che abbiamo di fronte, di fare, di costruire una rete solida in cui c'è una comune voglia di sperimentarsi, di lasciare alle spalle le proprie case di provenienza e anche i propri reciproci, come si può dire, sospetti e anche asperità, riconoscendo le nostre diversità, ma volendo costruire dei percorsi insieme. Se non riusciremo a fare questo, cioè a sedimentare qualcosa di concreto, a stare nelle lotte, a riconoscerci e essere riconoscibili, credo che nonostante le dichiarazioni di principio, poi finiremo per fare un'altra.